Non ci pensa due volte il sottosegretario alla presidenza regionale, Camillo D'Alessandro, a rispondere punto per punto alle accuse mosse nei suoi confronti da Forza Italia. Lui, che da tempo ripete che la tua azienda unica di trasporti regionale rappresenta la più grande riforma avvenuta in Abruzzo negli ultimi anni. Dopo che noi abbiamo fatto tua, tutta questa commedia finirà perché con le economie che noi realizzeremo. Con il piano di pensionamenti che stiamo pensando di fare, non prepensionamenti, pensionamenti. solo coloro che hanno raggiunto l'età pensionabile possono uscire. Significa che noi in tre anni recupereremo 240 posti di pensionamenti e assumeremo giovani, noi assumeremo giovani, noi faremo investimenti, il contrario di quello che stanno dicendo. Primo punto da chiarire, secondo D'Alessandro quei 1600 posti non sarebbero in bilico. Esistono sulla carta, certo che ci sono, c'erano nelle tre società. Ci sono adesso con la Società Unica, ma proprio le economie che noi riusciamo a realizzare grazie al fatto di stare insieme, noi riusciamo a ammortizzare quegli esuberi, a fare in modo che all'esubero non corrisponda un'ora di cassa integrazione o peggio licenziamento o mobilità. Seconda precisazione, gli esuberi esistono ma questo non comporterà licenziamenti e nel farlo il sottosegretario lancia anche una provocazione a Forza Italia, indirizzata a Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri. Chiariamo una cosa definitivamente perché se no altrimenti noi diciamo una cosa, loro dicono un'altra, non si capisce mai chi dice la verità. Allora se ci sarà un licenziamento, uno solo a tua, io mi dimetto. Se non ci sarà, si dimettono loro in blocco, febbre e Sospiri. Così ai 66 mesi di tempo che hanno avuto a disposizione non aggiungono altri mesi di danno. Infine, sul caso delle dimissioni di Luciano D'Amico dalla carica di presidente della Società Unica di Trasporti spiega ad Alessandro si trattava di un incarico a scadenza preventivata. D'Amico non si è dimesso. D'Amico ci ha detto, e basta vedere la rassegna stampa di allora, che avrebbe portato le tre società alla fusione e poi il carico di lavoro della nuova società era tale che avrebbe lasciato perché lui vuole continuare a condurre a tempo pieno l'università. Chiaramente noi gli stiamo facendo la, la corte, ma non c'è stata nessuna dimissione.